Allora, appena inizia l'immaginetta, vogliamo iniziare. Sa, prova, sì. Ok. Ok, si Sa. sente? Sì, benissimo. Ok. Allora, salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Bene, vogliamo subito entrare nel vivo del presente servizio. Bene, allora mettiamo il titolo. Allora, vogliamo parlare di un pochino di cose. Ieri, giusto per raccontarvi un po' i fatti miei, ieri notte praticamente non ho molto dormito e quindi mi sono messo a pensare praticamente tutto quello che si dirà in questa sera. Praticamente è stata la mia veglia di ieri sera, ovvero semiveglia, perché non riuscivo a prendere sonno e quando non dormo io mi metto a pensare. Allora, cosa ho pensato? Bene, ho pensato appunto tutto quello che si dirà in questa sera. Parleremo un'altra volta, torneremo a parlare di Moloch, che poi Moloch è Baal. Qualcuno dirà: ma che fai? No, un'altra volta ci porti er Satanasso, perché poi Moloch è Baal e Baal e Moloch sono Satana. Sì, ve lo porto ulteriormente perché la parola di Dio ce li porta. E quindi se la parola di Dio ci porta a qualche cosa, perché non parlarne? Allora, ok, io sto un attimino, abbiate pazienza perché poi mentre parlo mi vengono in mente le idee. Mi vengono in mente le idee. Ok. E allora io me le scrivo perché poi io mi dimentico pure quando sono nato. Benissimo. Allora, quindi parleremo quindi un'altra volta di Moloch e di Baal, che sono la stessa cosa, ovvero Satana, da ieri a oggi. Già che ci siamo, parliamo anche dei messianici, perché i pseudo-messianici, eh? Scriviamoci pseudo, pseudo, perché sennò facciamo di tutta un'erba un fascio. Allora, ok, non me lo prende. Ok, va bene, facciamo così. Ok, scusate, ma va bene. Va bene. L'aggiusto dopo, dai. L'aggiusto dopo. Forse ce l'ho fatta, anzi. Sì, ok. Ah, ma io sto in pubblico, no, sto in... Lo voglio fare in privato. Ok. Allora, sì, sono venuti un po'. No, lo faccio in privato, abbiate pazienza, non l'avevo messo. Lo faccio in privato perché stasera vado un po' di corsa. Abbiate pazienza, vado un po' di corsa. Allora, però poi rimangono male. Lo rimetto in pubblico, dai, mo mi sono sbagliato. E vabbè, pazienza. Allora, l'ho rimesso in pubblico, dai. Allora, salve cari amici, l'ho rimesso in pubblico. Praticamente lo volevo fare in privato, m'ero dimenticato.
Va bene. Non è, diciamo, una live di confronto, è una live di insegnamento. Quindi se qualcuno che non è d'accordo, non sono qui per confrontarmi con nessuno. Lo dico prima, così. Allora, sono in live, e allora togliamo la parola streaming e mettiamo la parola live. Ok. Allora. Ok, ho centrato tutto. Quindi, allora, cari amici, vogliamo parlare quindi di pseudomessianici, già che ci siamo, tiriamo un ballo pure gli gnostici, e rapimento, faremo un accenno al rapimento pre-tribolazione. Benissimo. Allora, vogliamo cominciare subito. Vogliamo leggere, gloria a Dio, vogliamo leggere quanto segue. Allora, vogliamo leggere in Geremia, scusate, vado un pochino a correre, Geremia 17.9. Io non prego adesso perché ho già pregato. Gloria a Dio. Allora, dice la parola di Dio, tutto quello che diremo, leggeremo e faremo, lo diremo, lo leggeremo e lo faremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Allora, ci troviamo negli ultimi giorni, quindi sono giorni molto difficili. Ok, sono cominciati 2000 anni gli ultimi giorni, sì, però siamo nell'ultima ora, che è l'ora della mezzanotte, come viene descritta in Matteo 25. Chi lo vuole accettare? Perché adesso parlo così, perché ormai se la scrittura dice bianco, no, non tutti leggono bianco. Letterale qualcuno legge, no, è nero. Quindi io adesso parlo così, perché scusate, qui è diventata tutta una barzelletta. E allora parlo così. Allora, quindi, qui dice la scrittura quanto segue. Il cuore dell'uomo, quindi siamo nell'ultima ora, il cuore dell'uomo è frodolente sopra ogni altra cosa, è insanabile. Chi lo conoscerà? Quindi qui ci sta descrivendo il cuore dell'essere umano. Quindi qui non è che sta dicendo, no? Il cuore dell'uomo è frodolente, meno che il mio. No, non dice questo. Ok, qui dice il cuore dell'uomo. Ok, quindi questo, sempre chi lo vuole accettare, per carità, dovrebbe implicare che tutti quanti gli esseri umani della Terra non si possono fidare del proprio cuore. Okay. A proposito di quelli che dicono, no? Ascolta il tuo cuore. Segui il tuo cuore, segui il tuo istinto, la verità è dentro di te, no? Interessante. Invece la scrittura ci dice l'esatto opposto, che il cuore dell'uomo, quello che si trova dentro di te, è frodolente. Quindi racconta frottole. Il cuore racconta frottole. Quindi non possiamo fidarci del nostro cuore. Poi, siccome questo è un canale che dà insegnamento, io nel mio piccolo vi insegno, se qualcuno vi insegna una roba diversa da questa, io vi dico non seguitelo e non entrate più nel suo canale, perché poi vi confondete. Questo è il mio insegnamento. Detto questo, ciascuno è libero di fare quello che vuoi. Tanta gente si sta confondendo, tanta gente di sana dottrina, persino ministri, persino pastori, come vedremo tra un pochino. Senza fare nomi, perché è un video di insegnamento, non è tanto un video di denuncia, anche se è implicita la denuncia, ma non è questo il sentimento, ovvero lo scopo, è l'insegnamento. Ci troviamo, cari fratelli, a un batter d'occhio dal rapimento della Chiesa. Facciamo molta attenzione. Il cuore dell'uomo racconta frottole, frottole racconta, non racconta verità. Allora,
questo qui lo vado a chiudere. Benissimo. Allora. Io sto combinando, scusate, un po' di pasticci. Sto combinando un pochino di pasticci. Abbiate pazienza perché io la volevo fare in privato. Ok, mo l'ho sistemato. Allora, quanti siamo, giusto per curiosità? Sedici, ok. È solo per curiosità, ok. Quindi, intanto saluto tutti, poi dopo vi passo a salutare tutti quanti, eh? Quindi, cari amici, allora, benissimo. Poi, questo qui lo lasciamo aperto perché ci interessa. Questo lo leggeremo dopo. Questo video praticamente l'ho pensato stanotte e l'ho preparato, diciamo, adesso, in poco tempo. Allora, Geremia 16:12, troviamo scritto che voi avete fatto vie peggio che i vostri padri. Ecco, ciascuno di voi va dietro alla durezza del cuor suo malvagio, perché per non ascoltarmi. Quindi quando l'uomo inizia a seguire, inizia ad allontanarsi dalla parola di Dio, dal Signore, inizia a seguire il proprio cuore. Bene. Questo è molto, ma molto, molto importante. Benissimo. Allora, ci fu una... qualcuno pensa sempre, no, di stare a posto. Molti pensano di stare a posto. I cristiani, moltissimi, sono sedotti. La parola da utilizzare è questa, sedotti, seduzione. Vengono sedotti dal proprio cuore e pensano di essere immuni perché hanno gli oracoli di Dio, perché hanno la parola di Dio. Gli ebrei pensano di essere a posto perché hanno gli oracoli di Dio. I farisei pensavano di stare a posto perché avevano gli oracoli di Dio. Tanti cristiani, ovvero pseudocristiani, pensano di stare a posto perché hanno gli oracoli di Dio. In bocca, predicano, fanno, vanno in giro per le strade a strillà, no? Poi vorrei vedere i frutti di questi strilli, no? Perché c'è modo e modo per evangelizzare. Ma adesso andiamo avanti. E quindi io sto a posto, perché io faccio questo, sto a posto. Ma attenzione, attenzione. Qualcuno dirà, ma pure tu dici la stessa cosa. Sì, infatti anche io dico la stessa cosa. Come però io aggiungo, l'ultima parola ce l'hai tu, ascoltatore. Ricordati questo, l'ultima parola ce l'hai tu. Sei tu poi che decidi dove andare, e cosa seguire, non chi seguire, ma cosa seguire, ovvero non chi seguire come predicatore, ma chi seguire, cosa seguire, ovvero se seguire la parola di Dio. Allora, vi voglio portare una storia molto interessante che si trova in Esodo 32:4. Troviamo il sacerdote Aronne, anzi il sommo sacerdote Aronne, perché non era un semplice sacerdote, lui fu il primo sommo sacerdote, che praticamente, qui ci troviamo in Esodo 32, qui ancora insomma si doveva insomma istituire bene tutto quanto, il sacerdozio levitico e tutto quanto, ma ad ogni modo, comunque già Mosè si trovava su nel monte, eccetera, eccetera, stava ricevendo le tavole e quant'altro. A un certo punto, Aronne aveva visto la presenza di Dio, aveva visto i miracoli di Dio, aveva udito la voce di Dio, aveva visto la Shekinah di Dio e la vedevano tutti i giorni.
si trovavano nel monte Horeb, ovvero di sotto. Stiamo parlando di Aronne. Cioè, ci rendiamo conto? Cioè, cerchiamo un pochino, io lo dico con affetto e con amore, di riflettere. Prese dalle loro mani l'oro e dopo aver fatto il modello, lo scarpello, ne fece un vitello di getto. E gli israeliti dissero: o Israele, questi sono i tuoi dii che ti hanno tratto fuori dal paese di Egitto. Aronne, il popolo, erano stati sedotti. Da chi? Da questo vitello di getto. Sapete chi è questo vitello di getto? Guardate che grave la cosa, eh? Sapete chi è questo vitello? Ora ve lo faccio vedere chi è questo vitello. Eccolo qua. Poi ve lo dimostrerò. Questo è il vitello. Qualcuno dirà, questo è Baal o Moloch. Esatto. Questo è Baal o Moloch, che è anche il vitello. Ora lo leggeremo nella parola di Dio. Vedete che è un vitello? Guardate. Questo è sempre Baal o Moloch, o Molech, o come lo vogliate chiamare, che poi è Satana, eh? Questo è Satana e questo, eh? Eccolo qua. Questo era. Vi faccio vedere altre foto. Eccolo qua. Ah, quando io vi ho fatto vedere questa foto, adesso, fino a marzo, questo Baal sta al Colosseo. Ho fatto il video. Chi ce l'ha messo? Il Papa. Il Papa ce l'ha messo. E questo è il vitello. Andiamo avanti. Perché si può fare in varie forme. Eccolo qua. Eccolo qua. Andiamo avanti. C'entra anche questa. Poi ne parleremo dopo. La stella ebraica. Eccolo qua. È sempre lo stesso, Baal, Moloch, sempre lo stesso. Poi ve lo dimostrerò. Lo ritroviamo, indovinate un po' chi è questo, Baal, Moloch, dove stiamo? Wall Street? Sì. Siamo davanti a Wall Street, no? La centrale, praticamente possiamo definirla così, numero uno, ok? Una delle grandi borse, insomma, mondiali, la numero uno, Wall Street. Questo è Moloch o Baal. Poi la gente va qua, lo tocca, in particolare gli tocca le sue parti. Pensate. Che cosa fa la gente? Cosa fa la gente? Va qua e gli tocca quelle cose lì. Vi dico solo questo. Ecco. Eccolo qua. Cosa ci fa un Baal, un Moloch? Perché loro lo sanno. Sono tutti massoni. Davanti a Wall Street. Domanda intelligente. Qui abbiamo un'altra rappresentazione di Baal o Moloch con la stella cosiddetta di Davide. Non c'aveva nessuna stella Davide. Dice Alessio, vabbè, ma questa è una figura, diciamo, non so, non corrisponde al vero. Tanta gente non legge attentamente la parola di Dio. Ecco perché noi facciamo questi video. Poi dopo ve la trovo io dove sta questa stella e questo qua. Questo è davanti al palazzo Rockefeller, ok? Prometeo, non c'entro dentro, Prometeo rappresenta Satana. Vabbè, qui esula, però per dirvi chi è questa gente qua. Qui torniamo davanti a Wall Street, ok? Ecco qua un'altra volta il toro che è Baal o Moloch, ecco qua. E qui un'altra volta la stella cosiddetta di Davide col segno massonico. E torniamo dall'inizio. Eccolo qua.
questo è Moloch, o Baal, al Colosseo attualmente inserito dal Vaticano con l'occhio che tutto lo vede. E la stella di Davide. Vedete come c'entra tutt'uno? Questa è la stella di David. No? Che c'ha la stella di David, rappresenta, cosiddetta di David, il 666. No? Interessante, vero? 666. Benissimo. Ora, non è che tutti quelli che portano la stella di David addosso sono coscienti di questo, o abbracciano questo, o accettano questo. Non facciamo un processo all'intenzione su tutti. De facto, però, questo rappresenta, questo significa, punto. Di per sé un simbolo di per sé non è nulla, e poi l'uso che tu ne vai a fare. Ovviamente noi che lo sappiamo non ci sogneremo mai di indossare un simbolo del genere, mai. Lo mostriamo, questo sì, li mostriamo. Sì, li dobbiamo mostrare, sempre. A me, questo è quanto. Benissimo. Allora, quando Aronne costruì il vitello di getto, fece Moloch o Baal. Dove sta scritto? Vogliamo andare in Fatti degli Apostoli, capitolo 7, dal 40 e qualcosa. Allora, dal 40 e qualcosa, dove leggiamo Stefano, primo martire, dove li denuncia, chi denuncia? Gli ebrei, e gli dice, ricordandosi di quei giorni, in quei giorni fecero un vitello e offersero sacrificio all'idolo. E si rallegrarono nelle opere delle loro mani. E Dio si rivoltò dietro e li diede a servire l'esercito del cielo, come egli è scritto nel libro dei profeti. Casa di Israele, mi offeriste voi sacrifici e offerte lo spazio di 40 anni nel deserto? 40 anni. Qui sta parlando nel deserto, quei 40 anni. No, anzi, voi portaste il tabernacolo di Moloch e la stella del vostro Refan. Cosa vi ho fatto vedere qua? Dice che noi siamo visionari. Dice che c'entra la stella con quello? Non c'entra niente, stai a fare un minestrone. Io sono sempre quello che fa i minestroni. Ecco perché invito a non seguire più il mio canale a quelli che pensano questo. Eccolo qua, questo è il minestrone. L'abbiamo letto qua. Qui c'è Moloch. Qui c'è la stella ed è un vitello. Qui c'è il vitello che è Moloch o Baal e c'è la stella. Ora, la figura della stella poco conta. Oggi è questa. Ieri non importa, poteva anche essere un cerchio, quello che ti pare. Sta di fatto che questa era la situazione. Ora, questa roba qua ce la ritroviamo, eccola qua. Al Colosseo messa dal Vaticano, dal Papa, dal Santo dei Santi, no? Ipocrita. Il Santo dei Santi è il Signore Gesù, che prima veniva raffigurato dal Santo dei Santi, ovvero dal Luogo Santissimo. Ecco, cosa ci fa qua, a Roma, questa roba, dove qui ci sacrificavano neonati? Cosa ci fa? Cosa avrebbero fatto se il Signore non avrebbe mandato Mosè a fermarli? Intanto facevano orge, fornicavano. Quando leggete fornicare, non è solo spiritualmente, anche materialmente. E poi da lì si sarebbe passato al sacrificio di neonati. E hanno continuato. Ecco perché poi sono caduti con Balak e tutta sta con Balaam, i numeri, questo accade. E tutta sta gente qua. Benedetto il santo nome del Signore. Allora, e questo è quanto. Quindi, quello che io voglio dirvi è che il popolo di Dio di allora e di oggi
si lascia influenzare da questo Moloch, prosperità, prosperità di ogni genere, non solo prosperità materiale, ma prosperità spirituale, non conforme alla parola di Dio però, essere visti, essere qualcosa, essere qualcuno, essere considerati, avere un piccolo cerchio intorno, ego, gnosi. Così comincia il Vangelo di la parola di Dio nella Genesi. Il serpente gli propone la gnosi. L'io diventerai come Dio se tu mangi il frutto. Gnosi. Prima re, troviamo qualcosa di molto raccapricciante. Prima re, capitolo 11. Prima re, capitolo 11, è scritto nel verso 7 che Salomone edificò un alto luogo in Chemos, abominazione di Moab, nel monte che è dirimpetto a Gerusalemme, e a Moloch, abominazione dei figli di Ammon. Moloch, lo troviamo un'altra volta. Eccolo qua, Moloch. Se cambiamo versione ti dice Moloch. Moloch un'altra volta. Te lo dirà all'infinito, Moloch, un'altra volta, perché quando cerco una cosa io poi non la trovo mai. Eccola qua, Moloch. Salomone, l'uomo più intelligente che sia mai esistito nel passato, ovviamente, perché poi arrivano i 12 apostoli, arriva Paolo, era un'altra cosa Paolo, ma adesso non entro in questo. Salomone, sì, era molto intelligente, talmente tanto che poi è diventato una capra, perché uno che fa una roba del genere, puoi avere tutta l'erudizione del mondo e tutto il quoziente intellettivo del mondo, che sei una capra. Ecco qui la fine che ha fatto l'uomo più intelligente del mondo. Ecco perché io dico sempre, il cristiano non può essere capra, e lo ripeto, deve essere intelligente. C'è gente che quando dico queste cose manco me capisce, pensa che io mi riferisco al quoziente intellettivo, che poi non sanno manco che è il quoziente intellettivo, ma lasciamo stare. Non ci perdo tempo, tanto chi lo doveva spiegare l'ha fatto egregiamente. Purtroppo siamo tornati indietro, che ormai qui a quelli grossi, quelli dei 40, 50 e 60 anni, gli devi spiegare l'ABC della vita, ma di che stiamo a parlare? Questa roba che io sto dicendo è molto seria, è molto seria. Noi abbiamo questo spirito qua ovunque, davanti a Wall Street, davanti al palazzo dei Rockefeller, dentro all'ONU, non vi dico quello che c'è, dentro le chiese, per carità di Dio. La cosa è molto seria. Se tu vai in Seconda Re, Seconda Re, però rimetto la Diodati, antica, vecchia, 23.10, dice che anche Tofet, che era nella valle dei fiori di Imon, a ciò che ognuno facesse più passare il suo figliuolo o la sua figliuola per il fuoco di Moloch. Moloch, ancora oggi, in tutte le nazioni del mondo, viene adorato e gli vengono offerte vittime. Bambini in tutte le nazioni del mondo, cioè qui non è che stiamo a parlare dell'Africa, in tutte le nazioni del mondo, nessuna esclusa, cominciando dall'Italia, dove c'è tra l'altro una delle più grandi capitali del satanismo e non solo della massoneria al mondo, che è Torino, ma Roma non è di meno. Allora, Geremia 17.10 è scritto che il Signore che investigo i cuori, che provo le reni, e ciò per rendere a ciascuno la retribuzione secondo le sue vie e secondo il frutto dei suoi fatti.
Il Signore controlla costantemente il nostro cuore. Perché? Lo controlla costantemente perché il nostro cuore, Geremia 17, prima abbiamo letto che è fraudolento. E quindi è sempre sotto controllo costante del Signore, perché in virtù di quello che c'è nel cuore escono fuori le opere, le vie. Tante sono le vie dei cristiani, ma non sono le vie di Dio. Tanti sono i pensieri dei cristiani, ma non sono i pensieri di Dio. Tante sono le cose insegnate dai cristiani, ma non tutti sono insegnamenti sobri, giusti e biblici. In Genesi 6, capitolo 5, il Signore vide che la malvagità degli uomini, Genesi 6.5, vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutte le immaginazioni dei pensieri dei loro cuori erano male. Ci troviamo nella stessa situazione con una piccola differenza, che oggi vero è che la scrittura dice come è di Noè, ma oggi sarà peggio, ovvero lo diventerà, perché è scritto che quel giorno, il giorno del Signore, non ve ne fu mai uno uguale e non ve ne sarà un altro uguale. Quindi sarà peggio. Il Salmo 53, i primi versi, dice che lo stolto ha detto nel suo cuore non vi è Dio. Si sono corrotti, si sono resi abominevoli in perversità. Quanti stolti ci sono a predicare il Vangelo che non sono mai nati di nuovo? Voi non penso che possiate capirlo. Abbiamo una infinità, milioni di predicatori, presbiteriani, pentecostali, battisti, avventisti, calvinisti, luterani, che non sono nati di nuovo. Hanno fatto un seminario. Gli hanno insegnato come predicare, pensa un po', ci avevo la scuola. Gli hanno detto come devono parlare. Infatti poi predicano tutti in serie. C'è un movimento qui in Italia, che non voglio fare il nome, molto triste, pentecostale, che predicano tutti uguale. Senti uno, è uguale. Stesso tono, stesso modo. Uguale, identico, nessuno c'ha più la propria personalità, in serie. Fuori da questo movimento invece vedo altri che imitano l'anziano o imitano la persona che, addirittura, mi è successo che persone che io pensavo che non imitavano, a un certo punto, anche se l'hanno fatto incoscientemente, però me ne sono accorto, a un certo punto ha parlato, agito, mosso, stessa pronuncia tutto come un'altra persona. Dico, Dio mio, non è possibile. Da te non me lo sarei mai aspettato. Ecco qui, quando vedi questi spiritelli, ti accorgi di tante cose. E quindi si parla della guerra spirituale in sé. Alcuni mi dicono o ci dicono, insegnami la guerra spirituale. La guerra spirituale te la insegno in 2 secondi. Mettiti in ginocchio, mettiti a pregare affinché il tuo cuore si uniformi alla parola di Dio. Ecco, la guerra spirituale. Poi ne riparlerò dopo, a proposito di andare in giro a caccia demoni. Tu non vai, tu, dice il Signore, non vai da nessuna parte a caccia demoni. Dice, ma è scritto in Marco che io... Dai calmo, poi ci arriviamo, se me lo ricordo. Mo dovrei scrivere. Dovrei scrivere perché io poi guerra spirituale, certo, è scritto, noi abbiamo questa autorità,
ma altresì scritto è. Quindi lo stolto ha detto: non vi è Dio, non vi è Dio, non vi è Dio. Questo spirito di Moloch, che ha sedotto il popolo di Israele, che era stato schiavo per una vita, schiavo, che aveva patito la schiavitù, i flagelli, le torture, tutto aveva patito, che era stato liberato, che era stato portato fuori dall'Egitto per entrare in una terra succolenta, che aveva visto il Dio, che aveva visto la Shekinah di Dio, le grandezze di Dio, la prosperità di Dio, che aveva visto tutte queste cose, gli ha dato le spalle con una facilità incredibile. Attenzione, perché lo stesso spirito, per tornare a chi? Al suo vecchio padrone, Moloch. Lo stesso spirito si trova oggi e ti presenta quello che il tuo cuore vuole. Perché Moloch, Baal, Satana, chiamalo come ti pare, sa che se non è pane, è pan bagnato. E sa che se non è una cosa, te ne piacerà un'altra. E a ciascuno di noi ci offre quello che ti è succulento. Oggi molti vengono attratti da questo movimento messianico, che è pseudo-messianico, e che addirittura molti pseudo-messianici si mettono a denunciare altri pseudo-messianici. Quindi tu, io questo lo vedo da anni, ma sempre fatto piangere, no? Credenti che vedono uno battezzare in acqua, non sanno chi è, non sanno che dottrina porta, non sanno niente, e tutti gloria a Dio, ma gloria a Dio di che? Ma lo conosci? Sai chi è? Sai che dottrina porta? Sai come ha battezzato? O un altro che vedono, magari sta denunciando Tizio Caio Sembronio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, ma gloria a Dio di che? Lo conosci? Hai sentito un solo messaggio? Sai chi è? Infatti poi dopo no, li senti parlare e se ne escono fuori con dottrine alla Torben Sondergan, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tu vedi questi pseudo-messianici che denunciano altri pseudo-messianici e tu direi: questi sono quelli buoni. No. Pastori di sana dottrina stanno, pastori di sana dottrina stanno cadendo a dismisura. Hanno letto scritti degli esseni, si mettono a dire sciocchezze sui rotoli del Qumran, poi sono pure ignoranti, anche se studiano tanto. Ah, perché i rotoli del Qumran vanno dal 200 avanti Cristo, vero, fino al 300 dopo Cristo, falso, se nel 70 viene Tito con Vespasiano e fa tabula rasa. Come fanno ad arrivare al 300 dopo Cristo? Ma me lo spieghi? Lasciamo stare. Leggono gli scritti degli esseni, si rendono conto, abbiamo scoperto la verità, Giovanni il Battista era un esseno e alcuni frammenti dei Vangeli sono stati modificati dagli cattolici. E quindi noi torniamo al messianismo, festeggiamo lo Shabbat. Ma se è scritto che il sabato non è nulla di più, nulla di meno, anzi, abbiamo fatto il video, il sabato è una persona, Cristo Gesù, ed è il nostro riposo. Pastori di sana dottrina, unti di Spirito Santo, battezzati di Spirito Santo, che hanno predicato la sana dottrina come la stiamo predicando noi. Wow! Questo spirito di Moloch, che ve lo voglio mostrare nuovamente, eccolo qua, è molto forte. Ascolti Tizio, Caio, Sembronio, vai qua, vai su, vai giù, poi te confondi. Qualcuno ha fatto il video, giusto? Ha cominciato a seguire gli gnostici e è diventato gnostico, giusto, corretto.
Quando io ero giovane nella fede, 10 anni, il mio pastore, Ezio Evangelisti, che io dicevo, ma qui non si va mai da nessuna parte, però non mi creava un problema, non mi ha mai portato in giro per le chiese, per le cose. E infatti, come sono cresciuto? Roccia! Perché sempre quello è stato, mi sono fortificato poi, neanche tutti, quando ho cominciato a predicare dopo 15 anni di fede, che il Signore pian piano mi ha detto, pedina quello, guarda quello e confutalo. Ma me l'ha detto il Signore, se io lo facessi senza la sua autorizzazione, mi confonderei anche io. Quando qualcuno, ecco perché io vi dico, sarebbe meglio non seguire nessuno a sto punto, però 1, 2 predicatori, 3, fermate, perché poi avevi un minestrone in testa. Come disse Paolo, io sono netto del vostro sangue, ho detto tutto, anche io. Anche io. Lo stolto ha detto nel suo cuore non vi è Dio. Già, lo stolto ha detto nel suo cuore non vi è Dio. Come scritto in Seconda Tessalonicesi capitolo 2 però, eccolo qua. Capitolo 2. Mettiamo il capitolo 2, è scritto che l'avversario si innalza, qui che lo circoscrivono per forza a quel momento, quando verrà l'anticristo uomo, questo è già cominciato oggi, l'avversario si innalza sopra chiunque chiamato Dio o divinità, talché che si siede nel tempio di Dio e dice, mostrando se stesso, che egli è Dio, oggi è quello che stanno facendo gli uomini. Gli gnostici dicono, io sono Dio. Gli gnostici dicono, voi non dovete seguire la parola, dovete seguire il vostro cuore. Che cos'è questa? È la parola. Certo, perché se tu dici, non devi seguire la Bibbia, tu devi fare questo, nel momento in cui tu dici tu devi fare questo, stai portando una parola alternativa che è la tua. Oppure tu non devi fare questo, devi seguire, l'amore è quello che conta, appunto. Non devi seguire la Bibbia, quello che conta è l'amore, quando dici quello che conta è l'amore è un comandamento. È una parola alternativa, vedete quanto sono stupidi? Si mettono al posto di Dio e dicono che sono Dio. O predicatori che si mettono al posto di Dio, dove c'è la parola di Dio, nel pulpito ovunque viene predicata c'è la parola di Dio, tolgono la parola di Dio, senza dirtelo, e ti portano la propria parola, dicendo appunto io sono Dio. Poi questa cosa qua, se lo leggi nel contesto, la concretizzerà nero su bianco anche l'anticristo come eccellenza. Come concretizzazione eccellente. Benedetto è il santo nome, ecco perché poi dice, voi sapete quello che lo ritiene, quando sia manifestato a suo tempo, quello che lo ritiene è la Chiesa di Gesù Cristo. Altri dicono di no, ma noi li lasciamo a loro stessi, abbiamo chiuso. In Seconda Cronache, 33:6, torniamo a leggere che facevano passare i propri figli per i balli. Oppure in Isaia 3, nel verso 12, è scritto: gli oppressatori del mio popolo sono fanciulli e donne, lo signoreggiano. Oggigiorno, noi abbiamo donne ministeriate. Uomini, che tu vedi là l'uomo, il pastore, ma molto spesso non è il pastore che conduce la comunità, è la moglie. E lo bacchetta, che schifo, e lui sì signore, è vero, ve lo garantisco. Non ne ho mai parlato fino adesso. Ma un'altissima percentuale di pastori osserva bene la moglie, è lei che muove i figli. Alcuni dicono non vogliamo le donne, però mettono i bambini
a predicare o addirittura i neoconversi, 4, 5, 6 anni di fede e già li mettono a insegnare, a fare i pastori. Oh, quello si può fare. Certo, le donne no, ma i bambini sì, sedotti. Sedotti da questo, come fu sedotto Aronne, come fu sedotto il popolo, come furono sedotti i farisei che seguivano questo, come furono sedotti al tempo di Ezechiele, che stavano in cattività in Babilonia, in primis, e poi in Persia, che facevano il doppio culto, è sempre stato presente dentro al popolo di Dio. Oggi il popolo di Dio è la Chiesa. Questi fanciulli, neoconversi, 4, 5, 6 anni, poi li vedi, prima negano la dottrina, dicono no, quello che conta non è la dottrina, è l'amore. Come i gnostici. Ma come? Quello che conta è l'amore, non è la dottrina? Dal momento in cui tu dici quello che conta è, quella è parola tua però. Poi dopo cambiano idea e dicono, beh no, 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 la dottrina è importante. E la gente gli continua ad andare dietro. Perché? Eccoli qua, seduzione. Poi negano lo Spirito Santo, il battesimo, le lingue. Dopo vedono che non hanno un grande seguito e lo reinseriscono. Poi negano la Trinità, messianici e quant'altro, vedete quello che hanno fatto anche i pseudomessianici, no? Poi vedono che i conti non tornano e la reinseriscono. E la gente gli va dietro. Perché? Eccolo qua. Questo qui, fratelli e amici, questo qui è molto potente. Non ho detto onnipotente, ho detto potente, perché l'onnipotente è il Signore, che è onnipotente, ma questo qua è molto potente. E quando tu ti allontani dall'onnipotente, il creatore del cielo e della terra, questo ti assemagna. Quando cominci a togliere la parola e a seguire il tuo cuore, e quando la parola ti dice, passa del tempo, in preghiera, in adorazione, in lode, e tu non lo fai, o ti dice di non andare in quei luoghi, o di non frequentare certe persone, o di non ascoltare certe cose, o di non fare determinate cose, cadi in mano a questo. Magari continui anche a predicare, a insegnare, ma stai in mano a quello. Sì, cari miei, questo è. Sono tempi difficili. La Chiesa sta per essere tolta. Sta per essere rapita. Sì, perché l'ultimo giorno sta per arrivare. In quanto a quell'ultimo giorno, dice Matteo 24, noi non lo conosciamo. L'ultimo giorno non lo conosciamo. Non sappiamo il giorno, non sappiamo l'ora. Conosciamo il tempo, il periodo storico, ma l'ultimo giorno non lo conosciamo. Dove sta scritto l'ultimo giorno? In Giovanni 11, dovrebbe essere 24, quando Marta dice al Signore Gesù che egli risusciterà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Quindi la risurrezione, ovvero il rapimento della Chiesa, che è tutt'uno, ci sarà nell'ultimo giorno. Benedetto è il nome del Signore. E contemporaneamente a quest'ultimo giorno troviamo anche l'ultima tromba, che si trova in Prima Corinti 15.51. Ecco, io vi dico un mistero, non già tutti morremo, tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al sonar dell'ultima tromba. Ora, si dice, dicono, che l'ultima tromba è quella dell'Apocalisse. Perché? Perché qui è scritto l'ultima tromba, in Apocalisse c'è il settimo angelo che suona l'ultima tromba,
E quindi è quella l'ultima tromba, però qui c'è un grande problema, molto, 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 molto serio. Infatti, prima Tessalonicesi 4, quando dice appunto qua, però prima di andare qua, vogliamo tornare qua. Allora, vogliamo tornare qua, nell'ultimo giorno. L'ultimo giorno è il giorno del rapimento della Chiesa e della risurrezione dei morti. Ora, alcuni che vogliono per forza di cose far passare la Chiesa per la grande tribolazione dicono che questo giorno inizia col rapimento della Chiesa, che è quando Gesù tornerà per la seconda volta, e durerà tutto il millennio, perché è scritto in Pietro che un giorno sono come mille anni e mille anni sono come un giorno. Quando noi gli contestiamo questo e gli diciamo non può essere così, perché dopo il millennio mille anni sono come un giorno, quindi un giorno sono come mille anni. Quindi se un giorno sono come mille anni, 2000 anni sono 2 giorni e 2 giorni sono 2000 anni. Quindi 1000 anni sono come un giorno. Quindi dopo il millennio ci sarà un altro periodo di tempo, che può essere anche cortissimo, ma se si esce dal primo millennio, dal primo giorno, si entra nel secondo giorno. Giusto? Come è scritto anche in Osea, capitolo 6, quando parla della redenzione degli ebrei, in 2 giorni ti ristabilirò, il terzo giorno, non mi ricordo che dice, ti benedirò, insomma, mo non mi ricordo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, quando finisce il millennio, Satana sarà sciolto per un breve tempo, che può essere, non lo dice quant'è, può essere 1 anno, 2 anni, 3 anni, una generazione, non lo dice. Ma si esce dal primo giorno, si entra nel secondo giorno, quindi non può essere l'ultimo giorno. Loro che cosa dicono? Non è vero. Non è così. Ah, vabbè. Poi dicono a noi, no? Che appunto abbiamo le congetture. Infatti, nell'ultimo giorno noi abbiamo insieme l'ultima tromba. L'ultima tromba non è quella di Apocalisse, così come l'ultimo giorno non è l'ultimo giorno che ci sarà nel giudizio finale. Questo è un altro ultimo giorno e ha a che vedere con la salvezza. Così è l'ultima tromba. Infatti, nell'Apocalisse è scritto che la tromba, l'ultima, sarà suonata da un angelo. Loro dicono sì, ma infatti anche la tromba del rapimento sarà suonata da un angelo. Ok. Allora io vado a prendere l'ultima tromba e dico, perciò che il Signore stesso, quindi dice che il Signore stesso, con acclamazione di conforto e con voce di arcangelo e con tromba di Dio. Quindi non solo dice tromba di Dio, ma dice che il Signore stesso, con voce di arcangelo. Loro dicono, no, devi togliere il Signore stesso e devi lasciare la parola arcangelo. È un arcangelo che la suona, non è il Signore stesso, è l'arcangelo, perché l'ultima tromba, vedi? Così come l'ultimo giorno, l'ultima tromba è quella dell'angelo. Perché negano l'evidenza? Sedotti. Seduzione. Sono stati sedotti. Sono stati sedotti. La seduzione, ecco perché io poi non ci parlo più. Io adesso, quando vedo la seduzione, o ignoro, o non ci parlo più, o denuncio. Ovviamente alcuni sono cari fratelli perché non si rendono conto del traviamento, altri invece stanno in cattiva fede. Bisogna anche distinguere questo. La parola arc, se tu studi un pochino di greco, ti accorgerai che significa capo, capo degli angeli. Okay. Quando tu leggi Efesini capitolo 1, leggi nel verso 20 che egli ha adoperata in Cristo, avendola suscitato dai morti,
lo ha fatto sedere alla destra, nei luoghi celesti, di sopra di ogni principato, podestà, potenza, signoria, ogni nome che si nomina non solo in questo secolo, ma ancora nel secolo a venire, arc, capo. Gesù è il capo degli angeli. Non è che ci sono anche altri capi, certo, podestà, principati, signoria, potenze. Certo, ci sono altri arcangeli, altri capi, ma Gesù è il numero uno. Arc, capo. Ecco perché dice il Signore stesso con voce d'arcangelo. No, non è il Signore stesso. Ma come, è scritto il Signore stesso? No, no, ma non è il Signore. Ma altrove, ma è l'ultimo giorno? L'ultimo giorno non può essere che dura tutto il millennio, perché dopo il millennio c'è ancora un altro periodo, si entra nel secondo. No, 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 non è così. Perché? Seduzione. Sedotti. Perché sentono Tizio, Caio, Sembronio, e poi ci vengono a dire a noi che leggiamo libri, eh? Sta gente qua ci viene a dire a noi che leggiamo libri. Già. Quanti indemoniati ci stanno oggi? A proposito di quelli che ci dicono che dobbiamo andare in giro a cacciare demoni di qua e di là. Sì, certo. Ma se a me mi chiamano, oh, c'è sta Tizio, Caio che c'hanno i demoni, vaglieli a cacciare, io non ci vado. E questo vi insegno anche a voi. Perché per fare questo ci devi avere la guida dello Spirito Santo. E ve lo dimostro. Quando il Signore Gesù cacciava i demoni, lo faceva all'ordine del giorno, ma non li cacciava tutti. Perché quando lo sono andati ad arrestare, Giuda Iscariota, che aveva Satana dentro di sé, era indemoniato tutto quanto e nessuno ha cacciato niente. Quando questionava il Signore Gesù giustamente con i farisei, che erano tutti indemoniati e lo volevano uccidere, perché non gli cacciava i demoni? Quando l'Apostolo Paolo veniva malmenato dentro le sinagoghe o veniva cacciato fuori o veniva lapidato, che erano tutti indemoniati, perché non glieli cacciava via i demoni? Quando l'Apostolo Paolo si trova con Timoteo, che era malato di stomaco, gli dice bevi un po' di vino per le tue frequenti malattie, perché non l'ha guarito? Perché l'Apostolo Paolo seguiva la guida dello Spirito Santo. E così dobbiamo fare anche noi. Attenzione ad andare in giro, a fare determinate cose, o a andare dove c'è certa gente, dove Dio non ti ha mandato. Io vado a fare questo, vado a fare sto ministero, vado a fare il missionario, vado a cacciare i demoni qua, e poi esci tu fuori indemoniato. Per andare dove Dio non ti ha detto, per metterti in ministeri che Dio non ti ha dato, per metterti a fare compiti che Dio non ti ha dato, perché sei stato sedotto. Seduzione. È molto attuale. E nessuno di noi è esente dall'essere, ovvero dall'essere tentato. Perché tutti siamo tentati. Ma non tutti cadiamo. E il Signore nella sua parola in questa sera fa un richiamo alla piccola greggia e dice ascolta la mia voce. Perché persino le pecore, che sono animali, ho messo il video, quando il pastore chiama, animali riconoscono la voce del pastore e ci vanno. Quando il sommo Dio, creatore del cielo e della terra, chiama il suo popolo, che non sono animali, sono esseri umani, intelligenti, almeno dovrebbero, non ascoltano la voce del buon pastore, del vero pastore, del sommo pastore, chiamato anche il sommo apostolo. Seduzione. Perché gli uomini hanno amato di più le tenebre della luce, è scritto in Giovanni 3, dal 17 in poi, 18. Cari miei,
E quindi io concludo con queste parole. Fate attenzione a chi seguite. Non seguite tutti. Separatevi affinché anche voi non siate sedotti. Una, due persone, tre, pure troppe. E non sto dicendo che dovete seguire me. L'ideale sarebbe non seguire nessuno. Leggi la Bibbia a sto punto, vista grande confusione. Decidi tu. Ma il messaggio è chiaro. Io ho finito. Era questo il messaggio che io avevo nel cuore. E quindi vi saluto. Lo volevo fare in privato, ma mi sono sbagliato. Poi, per non farvi arrivare né male, l'ho rimesso in pubblico, perché non è bello che poi i fratelli rimangano male. Non è giusto. Amen. Allora, Giuseppe, pace. Aurora, pace. Maria, pace. Alessandro, pace. Alessandra, pace. Allora, Adriano, buonasera. Gianluca, pace. Pietro, cari saluti anche a te. C'è tanta confusione, dice Aurora, e dice la parola di Dio che il prossimo anno sarà ancora di più. Pace Maria. Salomone si fece corrompere, giusto, pace Assunta. Tutti sono caduti. Pace Mimma. Terminator. Non è questo il posto tuo. Tu devi andare da dove vieni, Terminator. Tu non hai nulla da che spartire con noi. Sei gnostico, vai da loro. Allora, pace Daniela, pace Emanuela, Dio ti benedica. Amen. Ok, benissimo. Allora, questo è stato il video. Dio vi benedica. Spero questo video sia stato sia di giovamento. Io c'ho sempre il problema che poi non mi posso riascoltare prima di caricarlo, quindi spero che l'altra volta addirittura ho detto, mi ero sbagliato, ho pensato una cosa e ne ho detta un'altra, no? Che la donna dell'Apocalisse dissi che era la Chiesa, no, è Israele, e che io a volte ho questo difetto, chi mi segue da anni lo sa, che penso una cosa e ne dico un'altra. La donna dell'Apocalisse del deserto è Israele, ed è scritto anche nella Genesi col sogno di Giuseppe. Amen. Allora, io spero che questo video sia stato di aiuto, ok? Bene, Dio vi benedica. Prepariamoci e facciamo attenzione a chi seguiamo. Attenzione, perché è scritto che il Satanasso, che il Signore lo sgridi, non dorme e va in giro intorno come leon ruggente per vedere se c'è qualcuno che possa divorare, e molti cadono nelle sue fauci. Attenzione, oggi c'è molto apparire, voler essere,
avere la mia cerchietta, la mia cosa, la mia situazione, io qua, io là, ministerio qua, ministerio là, prima dico che la dottrina non va, poi dico questo, poi nega la Trinità, poi torno alla Trinità, poi di qua, poi di là, poi di su, poi di giù, pivelli, a predicare, insegnare, 4 anni di fede, già sono maestri, già ci vogliono insegnare noi dobbiamo scendere dal pulpito, io dobbiamo da loro, perché no? Poi loro a sua volta sono andati via da altre chiese, perché non andavano bene, l'hanno pure denunciate, però poi loro non vogliono che tu denunci nessuno. Babilonia. Stiamo aggrappati al Signore. Perché molto presto la tromba suonerà, molto presto la tromba suonerà. E chi non ci crede, Dio te benedica, ma io ho chiuso con tutti. Vado avanti per la mia strada. Bene. Ancora una volta ne ho riparlato, senza fare nomi. Chi vuole ascoltare, ascolta. Chi non vuole ascoltare, Dio te benedica. Bene, con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Amen. Dio vi benedica, se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Shalom.